Ciao a tutti amici, vi ricordate quei due giochi bellissimi che ho comprato? Resident Evil venduto, faceva schifo. Allora, Resident Evil è bruttissimo perché dovete sparare, uccidere i mostri, però l'omino va dove vuole lui, non avete il controllo, non potete andare a destra, a sinistra come Resident Evil o quell'altro, no? No, va lui. Tipo ti spari, questo va sempre. Poi bruttissimo perché a volte magari vedete un ciuschi da prendere, un mitragliatore, ma siccome va lui non uscite e lo lasci lì, uno schifo di gioco proprio. Allora niente. Allora l'ho venduto anche quello. Allora vi voglio... Il bamba di oggi va a un mio amico che ha comprato due giochi e dopo 2 ore di gioco li ha rivenduti tutti e due perdendoci tutto un sacco di soldi. Però li ha venduti e li ha già anche spediti. Comunque... Adesso ho fatto l'abbonamento a affittare i giochi. Beh, non sono stupato. Perché ce l'avevo già con Blockbuster, ma Blockbuster l'ho stoppato perché andavo al negozio ed erano sempre tutti affittati e non riuscivo mai a pigiare i giochi belli. Allora adesso l'ho fatto da questo sito gamefly.com, che ci sono un casino di giochi per Wii, per tutto insomma, e anche di alcuni che non avevo mai visto. Infatti adesso ne ho già ordinati 2, mi devono arrivare via posta, arriveranno domani penso, o lunedì. Ho preso Carnival Games, che lo volevo comprare però non ero sicuro, e un altro gioco di lanciare le freccette, si chiama Game Party, ma perché c'è mia mamma che dobbiamo giocare, però dopo si parte con Manhunt, Call of Duty, Sonic, tutti dei giochi molto dinamici, Allora, adesso vi faccio vedere un demo di Gamefly. Ciao! Ecco, ciao a tutti, adesso vi faccio vedere sto ciuschi che mi sono abbonato, gamefly.com, che praticamente scegli tutti i giochi che vuoi, Wii, in questo caso, e te li mandano a casa e li affitti. E ho visto che ci sono anche dei giochi che non avevo visto su GameSpot, ad esempio sto Winter Games che ho affittato, non l'avevo visto. Poi schiacci poi puoi anche comprarlo per solo 21. Se andavo a quegli altri negozi costa sempre sui 50, però rating 4,6. Probabilità, disponibilità molto bassa, ecco perché, no, è un gioco di merda. Nella mia lista, poi potete fare la vostra lista come il Blockbuster, il sito del Blockbuster che c'ho anche. Per adesso ho ordinato Carnival Games e Game Party. Anche Game Party non l'avevo visto in giro, per lanciare le freccette deve essere molto simpatico. Poi ho messo questi Need for Speed, ecco, questo qui lo volevo comprare ma le recensioni lo davano scarso. Poi Call of Duty, Winter, Sonic, Manhunt 2, anche questo Menata qua la volevo comprare ma le recensioni non si dicevano che alla fine faceva schifo. A Hot Wheels ci ho giocato un po' però lo riprendo. Fugu Park con dei giochi, Bomberman non è ancora uscito, sto Sonic Gravity 9.4 deve essere bello, perché poi è un rifacimento sul gioco Zero Gravity, una specie di gioco di macchine, quindi questo forse mi piace.
anche se Sonics non mi piace troppo. E questi dopo te li mandano a casa. Costa $21 al mese per due giochi, cioè costa meno di un gioco, quindi alla fine basta, l'ho fatto, allora ciao.